Sono Davide Marfella, responsabile dell'area Match Analysis del Cagliari Calcio. È un'area che dà supporto dal settore giovanile fino alla prima squadra. La mia passione per la Match Analysis nasce una quindicina di anni fa. Cresce facendo un'esperienza all'estero nell'Andorra, che partecipava al campionato spagnolo. Dopo sono entrato a far parte del Club Italia, con la FIGC, nell'area Match Analysis delle nazionali. In particolare io mi occupavo della Match Analysis del calcio a 5. Nel 2018 sono entrato a far parte del Cagliari per far nascere l'area Match Analysis, che ancora non era presente in questo club. Inizialmente l'area Match Analysis copriva solamente il settore giovanile, si riprendevano tutti gli allenamenti e le gare, poi piano piano c'è stata una crescita esponenziale dell'area anche grazie al supporto della società che ha creduto appunto in questo progetto. Piano piano sono state inserite delle figure, anche grazie alla collaborazione che abbiamo col territorio, nel senso che abbiamo stipulato delle convenzioni con l'Università di Cagliari, il che ci ha consentito di poter aprirci, diciamo, ai ragazzi che volevano svolgere un tirocinio in una società professionistica. E piano piano appunto è cresciuta l'area fino ad avere, al momento, compreso me, quattro persone effettive all'interno. Le linee guida sono uguali, cerchiamo di dare una linea che sia coerente dalla prima squadra fino al settore giovanile. Chiaro che le esigenze della prima squadra, della primavera e dell'under 18 sono diverse da quelle delle altre squadre del settore giovanile. Quindi in base alla categoria si svolgono dei lavori diversi, partendo da una base che è comune a tutti. La primavera lavora come una prima squadra, quindi con analisi statistiche, analisi dell'avversario, analisi della gara. Le categorie, tra virgolette, più basse, in termini di età, lavorano, diciamo, sulla propria squadra, sulle analisi per migliorare gli aspetti sì di squadra, ma soprattutto del singolo, perché poi l'obiettivo è quello di costruire, cercare di costruire i ragazzi che poi possono essere funzionali alle categorie professionistiche, e alla primavera. Siamo sicuramente a un livello buono, chiaramente c'è da migliorare, sempre grazie appunto al supporto che la società ha dato a questo progetto. Non tutte le società sono attrezzate come lo è il Cagliari, questa è la realtà. Gli strumenti che noi utilizziamo sono innanzitutto gli strumenti per riprese video, perché la base, senza il video non ci può essere nessun tipo di analisi e nessun tipo di archivio. Noi usiamo semplicemente Action Cam, oppure un sistema di riprese video che abbiamo installato qui al centro sportivo. Soprattutto per la prima squadra usiamo il drone, abbiamo Giovanni Venturella che è un nostro collaboratore addetto ed è abilitato alle riprese video della prima squadra, è abilitato appunto al pilotaggio del drone. L'utilità del drone è innegabile perché chiaramente ti consente di poter effettuare delle riprese da una posizione che diversamente non sarebbe possibile. E chiaramente ha rivoluzionato perché riesce a regalare l'immagine dei movimenti nel dettaglio, i movimenti della squadra in allenamento. Viene usato solo, chiaramente solo in allenamento, cosa fondamentale perché così consente agli staff di poter appunto fare delle valutazioni ancora più precise sull'apprendimento della squadra, sui dettami tattici che appunto lo staff trasmette ai giocatori. Le riunioni video si svolgono o vengono fatte anche con il settore giovanile, sempre rispettando i diversi obiettivi. Chiaramente parliamo di primavera, under 18, a tutti gli effetti.
si fanno riunioni video sull'avversario, mentre per quanto riguarda le categorie più basse vengono fatte riunioni video per cercare di correggere o rinforzare diciamo, i concetti sull'individuale, quindi per monitorare e per far vedere appunto al ragazzo un eventuale errore oppure anche una cosa fatta bene per poter appunto seguire la crescita del giocatore. Collaboratori Giovanni Venturella, che si occupa delle riprese video per la prima squadra, ha l'abilitazione al pilotaggio del drone. Federico Scano, Marco Lai, che collaborano per il settore giovanile. Dal 2018 a oggi sono stati fatti passi da gigante, appunto, supportati dalla società, sia in termini di forza lavoro, ma anche in termini di tecnologie acquistate. Quindi l'obiettivo è quello di crescere ancora, portare l'area a livelli importanti, l'area match analysis. Questo è l'obiettivo sia mio, anche appunto della società, visti i risultati che in questi pochi anni abbiamo ottenuto. Questa è la sala staff tecnico e sala video, quella dove lavoro io fondamentalmente con il collaboratore e con l'allenatore in seconda. Qui guardo le partite dell'avversario, dopodiché vado a presentare il progetto dell'avversario cercando di fare uno specchio più preciso possibile in modo da facilitare il lavoro dello staff. Il lavoro è settimanale, intervallato in base alle richieste del mister, intervallato da delle riunioni video con la squadra di 5-10 minuti massimo, e possono essere 2, 3 o 4 a settimana. La tattica poi da adottare spetta chiaramente allo staff tecnico. I concetti che vengono espressi nella riunione video sono pochi, ma devono essere chiari ovviamente, quindi si parla di costanti. La parola costante per noi si intende quello che la squadra avversaria ripete con più frequenza nell'arco di una gara. Non c'è una regola fissa, nel senso che non c'è un dato, cioè il possesso palla va evidenziato se una squadra che fa molto possesso palla o se ne fa poco. Se ne fa nella media è inutile dire alla squadra fanno il 50% di possesso palla. Tramite l'analisi video e tramite dei grafici che tiro fuori da delle statistiche si va a rafforzare il concetto che è una squadra che ha forte dominio della palla e del gioco attraverso il possesso. Fondamentalmente il video è un qualcosa che aiuta, perché lì è una cosa proprio oggettiva, nel senso che dal video non si scappa, quindi il mister ci tiene a evidenziarle alla squadra. L'interesse dei giocatori è chiaramente mediamente alta. All'interno della squadra ci sono giocatori che chiedono il dettaglio su quello che magari in quella gara vanno ad affrontare. In pregara allora si fa una riunione riassuntiva, diciamo, di quello che i ragazzi, la squadra ha visto durante la settimana. Nell'immediato pregara si aspetta la lista dell'avversario per poter appunto dare ulteriori indicazioni sulla formazione, se ha rispettato i nostri pronostici. Difficilmente capita che una formazione avversaria venga stravolta rispetto alle nostre previsioni. Durante la gara invece la mia attività consiste nel
fare delle clip video, mandarle in panchina allo staff tecnico, in modo che così loro possano valutare eventuali contromosse da adottare durante la gara. Da gennaio ho la fortuna di lavorare con Mister Ranieri, che trasmette grande professionalità e mi ha dato personalmente una grossa mano e mi ha aperto anche un mondo anche sul modo di fare le valutazioni e di vedere la squadra. La nostra figura cerca di aiutare lo staff, nel mio caso il Mister ha aiutato me. Dove arriverà la tecnologia, questo non lo posso sapere, non credo che ci sia gente in grado di dirmi cosa si farà fra 10 anni, perché quello che stiamo facendo adesso, quando ho iniziato io 15 anni fa, era impensabile, 15-20 anni fa, quindi chissà dove arriverà.